zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video che chiacchiericcio anche oggi pomeriggio. Come state? Spero bene. E niente, allora, questo video che chiacchiericcio vuole essere un video così per stare un po' insieme. Nulla, quando vedrete questo video l'avrò già pubblicato in serata tardi, sempre se riesco, perché magari lo carico quando torno dal dentista, nel senso quando rientro a casa che sono andata dal dentista, e quindi lo carico. Niente, cosa dirvi di bello? Nel frattempo sono riuscita a ripristinare il mio bel telefonino, perché non ne voleva sapere di ripristinarsi. Non era lo Xiaomi, ma era bensì l'iPhone. Voi direte, ma quanti cacchio di telefoni hai? Ne ho due, però cosa dico, tre? Due. Ne ho due perché gli altri che avevo decenni fa, e parlo di anni fa, sono andati proprio a quel paese, nel senso che mi hanno mollato e me ne ho comprato uno. Nel frattempo l'altro è andato un po' molleggiandosi, l'ho fatto aggiustare e infatti me ne ritrovo due, non capisco il perché, ma vabbè, dettagli, sempre le solite storie. E vabbè, nel frattempo, come luci del labbro, mi vedete sempre col solito come dire, quello di Labello di Valentina Ferragni. E nulla, pare che mi stia piacendo, no, cosa dico, pare mi sta piacendo abbastanza, e quindi niente, mi piace un botto. Attendete un attimo. E niente, quindi spero bene e ci vediamo quando torno dal dentista, ragazze, perché non lo so, ragazze, volevo fare questo video ma pare che non ho pace, ma proprio dettagli. Ah, l'outfit di oggi l'ho fatto vedere poco fa, non è più casalingo, ma mi ho messo sempre questa maglia floreale col pantalone leggings e in più altre scarpe, ovvero queste qua. Queste, aspettate un secondo che me le levo. Sono queste un po', sempre quelle solite scollate da un lato, vedete? Sono queste. Però sono belle, mi ci trovo abbastanza comoda. Lo so, non è bello da far vedere nel video così, ma questo video prendetelo così per come viene, a meno che non decido di tagliare qualche cosa, ma vabbè. E niente, ragazze, già, quindi che dire, se vedete tanti tagli è per questo motivo, perché ho deciso che finalmente, se riesco con iMovie, perché lo so che iMovie è un programma di montaggio di quelli proprio spartani, quelli più semplici e spartani, più caserci possibile. Mamma, io mi trovo bene più semplice con iMovie. E vabbè, iMovie, perché con l'iPhone, chi ha l'iPhone è ovvio che si trova bene con iMovie. Non so se il trucco sta reggendo, ma mi pare proprio di sì. Un po' ai lati se n'è andato, le gote, ma vabbè, chi se ne. Bene ragazze, allora intanto guardo che ore sono le 16:29 e io devo andare tra poco alle 5. Alle 5 devo andare perché ho l'appuntamento dal dentista, quindi sto video lo carico quando torno. Cioè, non è che lo carico di botto, farò tanti spezzettoni di video di chiacchiericci e poi non lo so. Dovrò fare anche l'altro video dove parlo di prodotti beauty finiti, già. E niente. Non lo so se penso di portarvi con me dal dentista, ma non credo. Quindi penso che quindi ciao. E rieccomi ragazze, come state? Allora, sono tornata adesso dal dentista, ovvero sono rientrata nuovamente a casa, ero dal dentista e niente, non ho potuto fare un bel niente perché ci vogliono tante cose da fare, quindi il dentista in cui mi deve curare i denti purtroppo, ahimè, non me li può fare perché ci vuole
uno specialista appunto, perché non so quanti dettagli chi e come, però ho dovuto fare tante cose che, cioè, come devo spiegarvelo in poche parole, non posso fare nulla se non in un ospedale, perché purtroppo io non ce la posso fare a farlo da un dentista così, boh. Non per parlare male di dentisti, ma vabbè. Comunque, parlando di altri discorsi, ho visto un paio di denti, sono da curare altri, e altri ancora invece sono da, come che si è detto, revitalizzare, una cosa del genere. E vabbè, e niente, non ho potuto fare né uno né l'altro, quindi vabbè, ci vuole uno specialista per me, quindi vabbè, niente. E quindi tutto sommato, alla fin dei conti, non riesco, non boh. Vabbè, comunque, io tutto sommato adesso sto bene. Allora, per parlare del trucco, il trucco ha retto piuttosto bene, come potete ben vedere. Sì, il trucco ha retto bene e sta reggendo tuttora bene. A parte il rossetto che me l'ho tutto mangiato, nel senso che la maschera me l'ho un po' tolto, ma va bene, la mascherina. E il resto è tutto a posto. Cioè, anche i capelli non è che sono così male, però vabbè. Ah, le unghie lo stesso, le ho un po' ritoccate ai bordi, ma vabbè, non so cosa si possa ben vedere. Però eccoli qua, niente, queste sono le mie belle unghiette. Non so cosa riuscite a vedere, però questo è quanto. Quindi nulla, ragazze, questo era tutto. Io volevo tagliare, ma mi sa che non riesco a tagliare i video perché non sono capace, non sarò mai capace a tagliare i video. Non lo so, vediamo cosa riesco a tagliare, cosa non riesco a tagliare. Cioè, e niente. Bene, ragazze, io adesso taglio qua il video, nel senso che chiudo quel video perché tanto non ho altro da dire. Ah, sì, avrei da dire sui prodotti Terminati Beauty e poi niente, pubblico gli altri video. A dopo. Ah, ciao. Altro video su prodotti beauty finiti e beauty, appunto, ecco qua. Questa è la busta, come potete ben vedere. E vado a caso. Allora, con il primo prodotto ho terminato questo qua, igiene intima, protezione delicata a malva e pH fisiologico dell'Eurospin a fiore di magnolia, ed è molto buono, mi piace un sacco. Col tappo, come si dice il tappo? Vabbè, il tappo pump, questo qui molto buono. E poi ho finito, cosa ho finito? Un campioncino della Vichy che sta ancora gocciolando, io non capisco il perché, ma vabbè, questo è della Vichy e mi è piaciuto davvero tanto. Poi. E non so cosa metto dentro. Ho terminato questo campioncino della Ventermal. Questo, sì, dentro c'è il campioncino e questa è la sua scatola. Non so come si possa, ecco qua. Questo è il suo campioncino, vedetelo. E l'altra è la scatolina. No, non si vedrà mai la mazza. Aspettate un attimo, che voglio provare a vedere se riesco a regolare un po'. Ok, forse così si vede un po' di più. Allora, il bagnoschiuma di cocco, acqua di cocco e monoi, rinfresca e idrata, Coconut, della Vidal, molto buono, mi è piaciuto un casino. Poi altro Vidal e poi ho finito con una crema Nivea. Altro Vidal al miele d'acacia e vaniglia, eccolo qua, buono, buono, buono. Poi nutriente 48 ore, ma vabbè, dettagli. Per pelle secca e molto secca, 500 ml di prodotto, scusate. Anche questa mi è piaciuta un casino, la adoro. Mi idrata abbastanza, solo che vabbè, dopo di questo, dopo di aver messo questa, se fa ancora caldo, mi rifaccio un'altra doccia.
Ragazze, le docce qua non finiscono mai, vanno via come il pane questi, diciamoci la verità. Perché ci piacciono, ci piacciono. C'è altro? No, allora non vi potevo vedere questo. Questo mi è piaciuto perché è come una. Non ha fatto tanta schiuma, più che altro è buona perché aveva un buon profumo, tutto lì e basta. Quest'altro ve lo faccio vedere. Non so se l'avete vista l'Eurospin, a me piace, comunque è molto buono. Basta ragazze, non c'era altro. Il video termina qui. Non so se mi seguono nei video di chiacchiericcio o nel video beauty, se l'ho a separata sede. Vediamo adesso. Cos'altro dirvi? Ah, ve li faccio rivedere il trucco. Aspettate. Ciao, allora mettete like, commento, perché no? Iscrivetevi e attivate la campanella sempre se vi va. Ciao. Zombie apocalypse.